raccontato mezzo secolo di storia politica italiana, Francesca Pietrobelli. Sarò il prossimo James Bond, così, con autoironia, scrive nella sua ultima vignetta pubblicata oggi sul Foglio. Vincenzo Gallo, in arte vincino, una laurea in architettura, comincia a disegnare per l'Ora di Palermo nel 69, seguendo un processo per strage di mafia. Si avvicina poi al movimento studentesco e operaio e dal 72 collabora al giornale di lotta continua. Nel 78 è tra i fondatori del Male, la storica rivista dalle feroci finte pagine, che dirigerà per 4 anni fino alla chiusura. Le sue collaborazioni spaziano poi da testate nazionali come l'Unità, con gli storici supplementi Tango e Cuore, a Manifesto, Espresso, Corriere della Sera, fino al Foglio, passando per riviste come Linus, Il Sabato, Vanity Fair e per Radio Radicale. Il suo spirito militante e libertario ne fanno una figura di grande irregolare, capace di una satira che ha attraversato senza vincoli la cultura e la politica degli ultimi 50 anni. Storica l'amicizia e il sodalizio con Marco Pannella e con Vavo Senesi, che oggi lo ha salutato a modo suo.